Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non ci vediamo perché sono stata piuttosto impegnata con il lavoro, qui continua a fare caldo nonostante sia settembre, quindi sono piuttosto indaffarata, ma sto continuando a pensare ai video da portarvi man mano. Cerco di non lasciarvi appunto senza video perché ho per fortuna dei video di riserva registrati quando ero in Italia, che posso appunto pubblicare quando appunto non riesco a portarvi dei video nuovi appunto sul tema della Germania. Oggi in realtà il tema è un pochino più ampliato perché mi sono arrivate alcune domande sul perché io vado all'estero. Sono appunto, come vi ho detto, in Germania e ho già fatto un anno in Australia, se non lo sapete, se siete nuovi di questo canale. Quindi vi porto le mie sette ottime ragioni per andare all'estero. La prima, che è forse la più importante, è quella di imparare un'altra lingua. Per imparare davvero un'altra lingua bisogna essere, tra virgolette, costretti ad usarla, quindi essere dentro al paese in cui quella lingua è la lingua madre. Per quanto mi riguarda è molto vero, nel senso che in Australia ho imparato molto molto bene l'inglese, qui in Germania purtroppo io non sto imparando il tedesco perché lavoro con italiani. Quindi non sono costretta a usare il tedesco. In ogni caso, se davvero vi costringete a usare una lingua, la imparate senza sforzo. Secondo motivo è quello di dare una scossa al proprio curriculum. Un periodo di lavoro all'estero viene sempre visto di buon occhio da un eventuale futuro datore di lavoro, soprattutto perché si dimostra di essere in grado di mettersi alla prova e di imparare cose nuove. Inoltre, andando all'estero ci si confronta con un mercato di lavoro diverso rispetto a quello italiano e si vedono diversi modi per fare le cose e si compete anche, e si ha il modo di competere anche a un livello più internazionale. Terzo motivo è quello di assaporare la libertà. Vale soprattutto per la mia esperienza in Australia, in cui ero tra virgolette libera di fare quello che volevo, quando volevo, di vivere secondo i miei ritmi, ovviamente nel rispetto delle regole. Qui in Germania è un pochino più difficile perché appunto lavoro tanto, però è comunque una cosa valida per quando ho la mia mezza giornata libera, quindi posso gestirmela abbastanza in libertà come mi pare. Un altro pregio dell'andare all'estero, un'altra ragione, un altro ottimo motivo per andare all'estero è quello di fare nuovi incontri. Ogni persona nuova che incontrerete vi permetterà di ampliare i vostri orizzonti, imparare cose nuove, mettervi in discussione e anche di vedere il mondo con occhi diversi. Questo ci porta ad un altro ottimo motivo, che è quello di lasciare la propria comfort zone, la propria zona di conforto, il nostro piccolo nido. Appunto, andare all'estero è il modo migliore per uscire dal nostro nido dove ci sentiamo a nostro agio, non ci si può più nascondere e bisogna prendere in mano la propria vita e buttarsi. Anche se si dovesse fallire, quello che penso io è che sia comunque vinto, perché appunto l'esperienza l'abbiamo fatta. Sesto motivo è quello di vivere una vita diversa, dipende un po' dalla meta che si sceglie. Per quanto mi riguarda, appunto, la Germania o anche l'Australia hanno una vita occidentale, quindi abbastanza simile alla nostra, soprattutto per quanto riguarda la Germania. Ma se mai ci fosse qualcuno che fosse interessato a farsi una bella esperienza nel sud-est asiatico, per esempio, quella sì è davvero un'esperienza che ti permetterà appunto di fare cose che non ti sarebbero mai capitate se fossi rimasto a casa. L'ultimo motivo, ma forse quello più importante, è quello di diventare grande. Vivere lontano da casa, senza il supporto dei genitori o comunque delle certezze che hanno costituito la propria vita fino a questo punto, dà una bella scossa, ti mette sicuramente di fronte ai tuoi limiti, ma ti fa anche comprendere quali sono i tuoi punti di forza, quindi ci sarà sicuramente una crescita qualsiasi cosa succeda all'estero. Bene ragazzi, questi erano i miei motivi per fare un'esperienza all'estero in qualsiasi parte del mondo. Se ne avete di altri o se i miei motivi vi hanno spinto a scegliere di andare all'estero, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Ricordatevi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se il video l'avete trovato interessante. In descrizione trovate i link a tutti i miei social in cui potete rimanere aggiornati sulla mia avventura qui in Germania.
Noi ci vediamo quindi al prossimo video. Have a nice life.